Re Pomodoro, l'autore è, quanto dire, Domenico Rea, un uomo sanguigno come sanguigno è il pomodoro. Il pomodoro che è la ricchezza di questa terra, il pomodoro che racconta la storia delle nostre genti, dei nostri antenati. Domenico Rea, in questo libretto saggio, scovato da alcuni amanti, da alcuni ricercatori, fra i quali Vincenzo Salerno, racconta un poco quello che succede durante il periodo estivo. Ma non solo racconta quanto succede, ma parla del pomodoro come prodotto dell'esistenza, prodotto che dal lavoro, un prodotto che è la ricchezza dell'agro-nocino sarnese. Un prodotto che è amato da tutti ed è amato da Domenico Rea. È amato da Domenico Rea tale che egli traccia la storia e fa diventare il pomodoro un veicolo culturale per parlare della sua terra. Quale migliore testimone dei nostri tempi se non un racconto di Domenico Rea? Uno scrittore sanguigno, un scrittore caparbio, radicato nel nostro meridione. Meglio di lui chi poteva omaggiare il cosiddetto oro rosso, Re Pomodoro, con un racconto splendido, fantastico, insomma, con una grande memoria di tempi che sono sicuramente un po' passati e quindi dovremmo dedicare noi più attenzione all'ambiente. Se il pomodoro viene ancora coltivato nelle nostre zone secondo tradizioni antiche, lo dobbiamo semplicemente ai nostri agricoltori. Deve essere anche un segno per il futuro, un seme per il futuro, non si può ridurre a mera testimonianza. L'agro nocerino sarnese, che è il più importante distretto demografico, economico, produttivo, logistico, di trasportistica dell'intera Campania Media, deve recuperare una funzione a partire da una memoria storica. La funzione è quella di essere il centro locomotore, il centro più attrattivo, più propulsore di economia, di sviluppo, di benessere economico, di bonifica soprattutto dei territori, di recupero della funzione, di argine alla speculazione edilizia per l'intera Campania, non solo per l'intera provincia di Salerno. Pomodoro, devo dire che era un leitmotiv nella vita di mio padre. Se lei ha letto bene il saggio, dove si parla di Compagum Gambardella, insomma, lui, le assicuro che tutti i mesi, in particolare in agosto, preparava personalmente questa insalata col biscotto di grano, il pomodoro, il cubetto di melanzana, il dadino di ghiaccio.